qua dello scudetto. Salerno è campione d'Italia per la nona volta nella sua storia. La Iomi Salerno vince il nono scudetto della propria storia e questa è l'immagine conclusiva. La Junior Pasano è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Lo scudetto è della Sidea Group. Junior Pasano, Pasano campione d'Italia, battuta a gara 3 da Raimon Sassari 35-32 per la quarta volta nella storia della Serie Gold. Pasano sale sul tetto d'Italia. Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Le immagini d'apertura è d'obbligo per le due squadre che si sono laureate campione d'Italia, Junior Pasano, la Sidea Group Junior Pasano nel campionato maschile, la Iomi Salerno nel campionato femminile. Ben ritrovato a Matteo Aldamonte, ci ritroviamo qui Matteo dopo due settimane, 15 giorni di full immersion, però che partite, tutte e due le finali che sono arrivate a gara 3, questo a testimonianza del grande equilibrio di forze in campo. E con entrambe le squadre che poi hanno vinto il titolo, che hanno ribaltato l'andamento della serie, perché sia la Junior Pasano che la Iomi Salerno si erano ritrovate in svantaggio dopo gara 1, Salerno contro Erice e Pasano contro Sassari, e sono riuscite a riequilibrare la serie. Pasano con una grandissima gara 2 contro Sassari. Per quanto riguarda Salerno invece è servito quel gol proprio all'ultimo secondo di Ramona Manojlovic, grandissimo equilibrio, due belle gare 3, soprattutto quella maschile che poi è stata veramente molto equilibrata. Due scudetti che sorridono al Sud Italia con Pasano e Iomi Salerno, e questa non è propriamente una novità di queste ultime stagioni. Ne parliamo con uno specialista di scudetti, con Vito Fovio, tecnico della Sidea Group Junior Pasano, che però ha bagnato nello scorso fine settimana il suo primo titolo da allenatore. Insomma, Vito, hai fatto centro al primo colpo, insomma, alla prima occasione utile. Buongiorno a tutti. Sì, è stata una cosa inaspettata vincere lo scudetto, il primo tentativo. Sono felice per l'emozione che ho vissuto, che abbiamo vissuto tutti, e penso che sia stata una vittoria meritata vedendo l'andamento di playoff. Vito, sicuramente in questo scudetto, no, ne abbiamo parlato in telecronaca, ne abbiamo parlato tante volte, è il tuo primo scudetto al primo anno da allenatore. Quanto c'è, cioè intanto che fatica hai dovuto fare, che salto hai dovuto fare dal punto di vista mentale nel ritrovarti anche forse in maniera imprevista dal campo alla panchina, perché tu hai smesso, mi permetto di dire, perché quasi sei stato costretto poi a farlo dopo l'infortunio, ti sei ritrovato da allenatore, tra l'altro in un inizio di stagione un po' rocambolesco per Pasano, e quanto ti ha aiutato anche la squadra che ha capito poi questa situazione inizialmente che è stata di emergenza, poi ti sei dovuto in qualche modo riadattare e si è arrivate fino al titolo, un titolo che è inaspettato come dicevi tu poi. Senza dimenticare anche l'ottimo risultato in Coppa, scusami Vito, è la finale di Coppa Italia, quindi insomma una stagione da incorniciare per Pasano. Prego Vito. Quando il direttore generale Carolo mi ha prospettato l'idea di prendere in mano la squadra, io ho accettato subito, perché comunque in emergenza non potevo non cercare di dare il mio contributo alla Juve. Poi ho avuto sicuramente la fortuna di essere aiutato dai ragazzi, perché comunque già mi conoscevano, perché ci avevamo insieme e mi rispettavano, quindi questo rispetto reciproco secondo me è stata, diciamo, l'arma in più di questa squadra. I ragazzi si sono sacrificati tanto, anche dove magari per la mia esperienza potevo sbagliare, ma ripeto, grazie al loro aiuto è venuto molto facile da fare. Ecco, tra i protagonisti di questa serie di finale scudetto sicuramente l'oriundo Cantore, che abbiamo intercettato e intervistato al termine della partita, pochi secondi dopo la sirena finale. Tra i protagonisti soprattutto nell'ultimo quarto di partita di gara 3, ascoltiamo Cantore. Sei stato decisivo nella parte finale della partita. La verità, non posso essere più felice. È stato un anno molto difficile, molto lungo,
noi siamo stati lì fino alla fine, come questi tifosi, non si può dire niente, guarda così, bellissimo. Senti, gara 1 per Sassari, gara 2 senza storie, questa sera è stata la vera finale. Sì, la verità è che non potevamo lasciare questa opportunità e niente, per fortuna ce l'abbiamo fatta. A chi dedichi questa vittoria? A tutta la mia famiglia e a Susanna, mia ragazza. Doppia cifra per Cantore, 10 reti, doppia cifra anche per il figlio di Fasano, l'abbiamo chiamato così in telecronaca, Davide Pugliese, anche lui 10 gol davanti al suo pubblico, una prestazione davvero da incorniciare. E poi il duo svedese formato da Albin Jarstam e soprattutto da Erik Åsling, che è stato nominato MVP di questa serie di finale. C'è tutto questo soprattutto nella gara 3, con cui la Junior Fasano ha battuto 35-32 la Raimon Sassari, ribaltando, come dicevamo, la serie. Torniamo a quella gara 3, lo facciamo rivivendo le immagini con gli highlights. Fatti di sfide continue, fatti di emozioni, di delusioni, ma anche di entusiasmo, convergono tutti in un'unica partita. Sfida schecca, sfida senza appello. Questa è gara 3 di finale scudetto della Serie A Gold al maschile di pallamano. Si affrontano la Sidea Group Fasano e la Raimon Sassari. È iniziata gara 3 di finale scudetto. Questa sera si assegna il tricolore. Le interpreti sono la Sidea Group Fasano da un lato e l'altra è la Raimon Sassari. È iniziata la sfida. Nota Rangelo che può lanciare Pugliese, che vede lo spazio per andare fino in fondo. Primo gol della partita, esplode la palestra Franco Zizzi, esplode il pubblico di Fasano. 1-0 Fasano. Tanto Sassari già sul fronte opposto, la pronta replica. La può correre Pugliese dall'altro lato, a tu per tu con San Paolo. Lo fretta sopra la testa, gol. Nuovamente Bronzo, la sua elevazione, il tiro dalla distanza, Umberto Bronzo che trova dall'altra parte, però Cantore. Finta di Amsterdam, l'incrocio per far muovere Pugliese, la conclusione dalla distanza di Davide Pugliese. Mrzic, ampi spazi per questo possesso da parte della Raimon Sassari. Arriva il gol del 2-0 di parziale. Pugliese verso l'esterno, impossibile questo gol di Davide Pugliese, una rete straordinaria di Pugliese. Roberzic, il tiro da parte di Bronzo, poi la ribattuta, la raccoglie dopo la traversa, ma su Aldini il palleggio di Jarstam che va in elevazione, due mani, poi Erik Åsling in cielo per questo gol pazzesco. La Sidea Group Junior Fasano è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia, dopo i titoli del 2014, del 2016 e del 2018. Junior Fasano campione d'Italia. Vito, ne abbiamo già parlato a caldo subito dopo, insomma, l'esultanza, la gioia per il titolo conquistato. Ma ti aspettavi una gara 3 così complessa, complicata, anche difficile, dopo aver praticamente insomma, passeggiato quasi in gara 2? Ma io sì, mi aspettavo una partita molto complicata, perché conosco bene Zuppo, so diciamo la determinazione che riesce a trasmettere alla sua squadra. Mi aspettavo difficile, così è stato, molto equilibrata, penso molto bella da vedere, però penso che nell'arco delle tre partite il Fasano abbia meritato. Vito, abbiamo messo Pugliese, abbiamo messo Åsling in cima ai protagonisti di questa serie di finale. Non so se vuoi tirare fuori qualche nome anche tu, di solito quando si vince tutta la squadra, però qualche nome, qualche ragazzo che è emerso particolarmente. Sì. C'è anche da dire che il fatto che Alessandro Lehmann l'anno scorso era il terzo portiere a Sassari, quest'anno ha fatto il titolare e nelle finali ha giocato ottime partite. Forse diciamo lo scetticismo che c'era all'inizio è riuscito
cancellarlo a sua prestazione. Io sono molto contento del tuo apporto. Ti parlerei anche di Teare, c'è Messina che non sono dei giovanotti, ma si sacrificano come più dei ragazzi più giovani. Penso che tutti abbiano reso al massimo delle loro potenzialità. Sono molto contento dell'esplosione di Pugliese perché per noi avere un ragazzo mancino del posto con quelle qualità per il nostro futuro è fondamentale. Vito, prima di salutarti, insomma, hai già capito per la prossima stagione in cosa bisogna migliorare questa squadra? Ah, innanzitutto bisognerà sostituire in maniera diciamo, importante la partenza degli Alstam e di Hosling, perché comunque erano la nostra ossatura principale in attacco. Dovremo trovare gente di quel livello per diciamo, mantenere una squadra competitiva, però la società ha intenzione di fare le cose per bene, come sempre, confido e sono certo che riusciremo ad attrezzare la squadra come sia. Grazie Vito, e goditi ancora Grazie a questo voi. meritatissimo successo. Ciao Grazie Vito. mille. Ciao, ciao Ciao. Vito. Sidea Group Junior Fasano, Matteo che parteciperà alla prossima edizione di CF Cup. L'auspicio è che anche nella prossima stagione ci sia una folta rappresentanza di team italiani ai nastri di partenza della competizione internazionale, intanto anche con risultati migliori o sulla falsariga di quello che ha fatto proprio Fasano quest'anno, intanto è praticamente ai titoli di coda la competizione per club più importante del E pianeta. che titoli direi, visto che si va dritti verso la Final Four di Champions League, 17 e 18 giugno, già tutto esaurito, non provate a cercare i biglietti, anzi ogni tanto qualcuno mi scrive dove possiamo comprarli, tutto pieno, strapieno, 20.000 spettatori a Colonia, si è svolto nella giornata di oggi il sorteggio proprio in Germania, proprio a Colonia, vediamo quali sono gli abbinamenti della prossima Final Four, i campioni di Germania del Magdeburg affronteranno i due volte campioni della Champions consecutivamente, i campioni uscenti della Barcellona, nell'altra semifinale il Paris Saint-Germain affronterà il Kielce, i polacchi finalista dell'anno scorso, Paris Saint-Germain che torna in Final Four e che proverà finalmente a portare a casa questo titolo, anche se a mio modo di vedere anche quest'anno prima il Barcellona, poi tutte le altre. Ad interrompere, chissà che questo sortilegio che sembra accompagnare il ricchissimo club parigino, che tanto nel calcio quanto nella pallamano, stesso club, non riesce a centrare il titolo europeo, la Champions, la Coppa dei Campioni. Capiremo cosa succederà nei prossimi giorni. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, poi di nuovo insieme, ancora tanti gli argomenti da trattare nel corso di Handball Mania. Il grande padel internazionale fa tappa a Roma. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, lo spettacolo al Foro Italico raddoppia. Dal 10 al 16 luglio, per la prima volta nella storia del circuito Premier, al via tabellone maschile e tabellone femminile per una settimana che resterà indimenticabile. BNL Italy Major Premier Padel. Non perdere neanche un punto. Compra i biglietti su biglietteria.ftp.it. So già che tutto quello che abbiamo vissuto insieme sarà un ricordo indelebile. Ora che siamo quasi alla fine ed è di nuovo tempo di pensare al domani, è normale avere un po' di paura. Ma non una paura che ti blocca, è più adrenalina, è come quella che senti prima di una partita. E allora c'è solo una cosa da fare: scendere in campo e dare il massimo. Come detto già in apertura di questo appuntamento, è stata la stagione delle prime volte, perché abbiamo prima parlato con Vito Fovio che al primo tentativo da allenatore ha centrato uno scudetto alla guida della Junior Fasano, altrettanto può dirsi Matteo per Francesco Ancona che passato da Fasano a Salerno, quindi Fasano quest'anno piglia tutto, ha conquistato da allenatore di una squadra femminile il suo primo titolo. Esattamente, è entrato anche poi diciamo nel Guinness dei record della pallamano italiana perché è il primo allenatore italiano
in senso assoluto insieme a Branko Dumnic, ma il primo italiano a vincere lo scudetto sia tra gli uomini che tra le donne, in una serie che è stata, come tipo di andamento globale, complessivo, uguale a quella maschile, certamente forse diverso, non so se lui è d'accordo, rispetto agli uomini, nel senso che Erici ha lottato fino alla fine in gara 2, poi in gara 3 l'impressione è stata che Salerno aveva un'energia mentale, una voglia di portare a casa il titolo, Francesco, che invece non si trovava dall'altro lato, Erici forse era svuotata di energie mentali. Intanto ciao Francesco e complimenti ancora. Ciao, ciao a tutti. Sì, sicuramente gara 1 è stata più a vantaggio dell'Erice, probabilmente le ragazze non hanno impattato bene nell'ambiente, forse un po' la tensione di questa finale. C'erano tante ragazze che comunque non avevano affrontato questo tipo di tensioni emotive. Però direi che gara 2 sicuramente è stata diversa. Abbiamo impattato in maniera diversa, eravamo più preparati mentalmente anche per gli errori commessi in gara 1. Non volevamo ripetere, volevamo affrontarlo in maniera diversa e direi che nonostante il punteggio finale la gara è stata abbastanza dominata. Senti Francesco, c'è stato un momento in cui hai seriamente pensato ma chi me l'ha fatto fare? Cioè di passare dal campionato maschile, hai partecipato alla costruzione della Junior Fasano che poi si è laureata campione d'Italia e poi sei stato catapultato in un universo completamente diverso che è quello della pallamano femminile. Ma no, è stata una decisione comunque non immediata, quindi ho avuto un po' il tempo di pensarci, no? Quando ho deciso mi sono comunque dedicato mentalmente a questo, non è mio costume avere rimpianti, quindi quando faccio una scelta cerco di andare diritto in quella direzione, così è stato, certo ovvio tra tante difficoltà, ma come è giusto che sia. E allora, tra le protagoniste della gara decisiva, quella che ha poi assegnato alla Iomi Salerno il suo nono tricolore, la Jolly, possiamo definirla tale, peraltro anche capitano della nazionale di beach, di cui parleremo tra pochissimo con Matteo, Siriella Auretti Matos, che ha commosso un po' tutti con quella intervista finale che ci rigustiamo. Della Iomi, da ricordare per sempre la tua personale. Abbiamo messa tutta, abbiamo sempre detto che la testa fa tanto, abbiamo giocato con molta molta umiltà e Senti, a chi dedichi questa vittoria, questo scudetto, questo titolo l'ennesimo che porti a casa? Dico a tutte le persone che mi fanno bene, alla città di Salerno, alle mie compagne di squadra, papà che mi segue sempre e a me stessa. MVP di gara 3, MVP della serie di finale, Siriel Lauretti Matos, una gara 3 in cui, come ricordavamo in precedenza, Salerno ha di fatto dominato la partita, ha preso il largo nel corso del secondo tempo addirittura fino al più 10, riuscendo poi a conquistare il nono scudetto della sua storia. Vediamo gli highlights. Ecco il fischio, è iniziata gara 3 che assegnerà lo scudetto della Serie 1, accennato dalla Costa che riceve questa buona palla di ritorno, prima rete della partita per la Iomi Salerno, sotto contatto, lascia ancora dalla Costa, fa viaggiare molto bene la palla Salerno, in penetrazione Ramona Manojlovic, vita facile in seconda fase, Gurbaziova il tiro sulla corsa, batte sul primo palo Pietro Pereira, ecco che ritorna Pugliara. E intanto arriva il gol di Siriella Auretti Matos.
nell'ultimo minuto e alla fine la risolve alla sua maniera Carisma Eco, che pesca spazio nell'angolo per Lauretti Matos, primo palo, gol. Siamo già dall'altro lato, iniziano a essere tante adesso le palle perse dalla Cilezza Enerice e Salerno una volta perdona, due no. La pressione difensiva di Cozzi che è andata in anticipo, si va nell'angolo dove arriva il gol di Siriel Lauretti Matos che conferma ed è finita. La Ievi Salerno è campione d'Italia per la nona volta nella propria storia. Salerno che torna sul tetto d'Italia. Allora, credo che insomma faccia piacere a Francesco Accura di vivere questi momenti. Il momento più difficile della stagione, Francesco. Insomma, penso che ce ne sia stato qualcuno, no? Ad esempio l'indisponibilità di Rizzo Gomez, che sembrava aver un po' cambiato gli equilibri della tua squadra, o sbaglio? Ma sì, probabilmente io penso che i momenti difficili sono stati due. Uno, quando abbiamo perso comunque la semifinale di Coppa Italia in cui ci credevamo tanto, e nonostante non avessimo fatto una grandissima prestazione, però alla fine eravamo riusciti a riprendere la partita, abbiamo avuto pure un paio di occasioni per... Poi sicuramente l'infortunio di Gomez ha rischiato di compromettere un po' tutto, perché comunque, a parte il valore della giocatrice indiscusso, ci permetteva di avere delle rotazioni importanti che poi ovviamente abbiamo perso. Anche dopo la nazionale, qualche acciacco di qualche atleta, insomma è stato un tre playoff abbastanza, diciamo, particolare, però penso che la squadra si è unita ancora di più, diciamo soprattutto da gara 2 della semifinale abbiamo un po' invertito quella che era la nostra mentalità e siamo riusciti a giocare meglio, soprattutto di squadra. Francesco, da questo scudetto alla prossima stagione, a che grado è, diciamo, la costruzione, l'immaginazione, la progettazione della Salerno edizione 23-24? Ma così come è successo in passato, io sono sempre convinto che le squadre non vanno stravolte ed è importante sempre aggiungere dei tasselli che ti permettono di migliorarla. Su questo stiamo lavorando con la società per cercare di rinforzare la squadra senza, ripeto, travolgere il gruppo, la base importante, che è quella poi che ti permette di poter lavorare e partire già con un piede, un passo in avanti rispetto alle altre squadre. Bene, grazie a Francesco Ancona, per il quale gli impegni non sono terminati, perché insomma scatteranno i campionati, le finali nazionali Under 20 e dovrà ancora insomma provare a fare il meglio con la squadra a sua disposizione. Grazie Francesco, questa introduzione sull'Under 20. Ciao Francesco. Ciao mister. Grazie a voi, saluti. Ecco, ci permette anche di insomma spostare la nostra attenzione, il nostro focus sulle finals giovanili, no? Che entrano nella fase calda già da questa settimana. Parlavamo dell'Under 20, sarà la prossima settimana. Attualità invece rappresentata all'Under 17. Si comincia infatti con l'Under 17 che partirà nella giornata di domani 24 maggio sui campi di Pescara, Montesilvano, Chieti naturalmente, la casa della pallamano e il campo centrale. A Pescara due campi, dicevo Montesilvano e poi Città Sant'Angelo. Possiamo vedere il sito dedicato alle finals, dove sono già online da oggi le interviste alle 16 squadre al maschile e alle 16 squadre al femminile che si contenderanno lo scudetto. Sono divise in 4 gironi da 4 con la formula che poi darà forma al tabellone delle semifinali e alle finali che si giocheranno a Chieti. Tutte le partite che si giocheranno all'interno del Centro Tecnico Federale saranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube della Federazione. Ricordo inoltre che da quest'anno è attivo su tutti gli altri campi il live ticker che potete trovare sul sito FIGH Finals 2023. Davvero un gran bel campionato e gran belle finals, quelle dell'Under 17 con ben 32 squadre
sei assi di partenza equamente distribuiti tra maschile e femminile. Ci sarà, insomma, da osservare con attenzione i talenti del futuro in questa settimana abruzzese. Chiusura, ne parlavamo in precedenza a proposito di Cyril Lauretti Matos, chiusura dedicata al beach, perché anche qui, insomma, sono in campo le nostre nazionali, insomma, impegnate gli europei, e con gironi niente affatto semplici, ma questa ormai è diventata una sorta di costante. Soprattutto quello delle ragazze, cronologicamente si va avanti in parallelo rispetto alle Finals Under 17, quindi 24-28 maggio sono le date, il luogo ovviamente è diverso, si gioca a Nazaré in Portogallo. Possiamo vedere in grafica il calendario e la composizione dei gironi sia dei ragazzi che delle ragazze. La nazionale femminile ha un girone veramente difficilissimo, con la Danimarca vice campione d'Europa, la Germania che ha vinto europeo e mondiale negli ultimi due anni, e poi c'è la Francia, debutto domani alle ore 11 contro la Danimarca. Per quanto riguarda invece gli uomini, girone con Francia, Ungheria e i padroni di casa del Portogallo, altra squadra favorita per la vittoria dell'europeo, i ragazzi allenati da Pasquale Maione debutteranno il prossimo 24 maggio, quindi domani a partire dalle ore 13. Da ricordare come la nazionale maschile dovrà fare a meno sia di Gregorio Mazzanti che di Marco Beltrami, che sono due giocatori, uno del Carpi, l'altro del Romagna, che purtroppo a causa delle note e tristi vicende che hanno riguardato le Romagna sono stati interessati dal rinvio delle gare di playout, e quindi proprio tra oggi e poi il prossimo 25 maggio dovranno disputare gara 2 e la eventuale gara 3 dei playout della Serie A Gold. E splendide immagini della spiaggia di Nazaré, in bocca al lupo ad Azzurri e ad Azzurre. Matteo, questo è l'ultimo appuntamento stagionale di Handball Mania, è stata una stagione ricca di partite, ricca di notizie, ricca di avvenimenti, non è ancora conclusa perché c'è tanto ancora da raccontare. Intanto ci congediamo dal nostro pubblico. Ed è stato un anno, come dicevi, intenso e come al solito sempre ricco di pallamano, quindi noi finché c'è pallamano stiamo bene e ci divertiamo. Assolutamente sì, e lo faremo e lo rifaremo a partire da settembre con una nuova edizione di Handball Mania. Grazie, grazie a Sabrina Alessio al coordinamento, allo staff tecnico. Ci ritroviamo a settembre. Buona pallamano a tutti, arrivederci.